con 10 euro cosa si può prendere agli street food? Andiamo a vedere. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Oh, adesso raga, come avete visto dall'intro poco fa e anche dal titolo qua sotto, andiamo a vedere allo street food cosa si può prendere con soli 10 euro, perché di solito ai street food i prezzi sono un po' papam. Andiamo a vedere se si può prendere qualcosa di buono, di salato, una bevanda e un dolce, tutto con 10 euro. Se popià, andiamolo a vedere. Ma prima ragazzi, prima che come al solito lo sapete già, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, andiamo a vedere con 10 euro salato, bevanda e dolce. Se popià, andiamo a vedere. Mentre ragazzi, qua ci troviamo invece alla fiera a Pomezia, che c'è stata la festa patronale, c'è sta anche parecchia roba da mangiare, quindi mo ci stanno anche le bancarelle, ci stanno, però ragazzi la cosa che a noi più ci interessa è quella che andiamo a vedere se si può mangiare con 10 euro un salato, qualcosa di salato da bere e qualcosa di dolce. Se proprio a tutto con 10 euro ragazzi, la cosa nostra importante è questa. Oltre a poi ci stanno pure quelle che sparano, quelle che fanno le caramelle, c'è sta un po' di roba, diciamo che da mangiare non manca mai, ma il nostro obiettivo è vedere con 10 euro se si può più qualcosa da mangiare. Andiamo a vedere. Qua invece ci sta la piadina, qua invece stanno quei ciambellone, raga, i ciambellone e cose, ragazzi, un po' di roba bella. Qua è dolce, ma il dolce lo andiamo a vedere alla fine, chissà cosa andrò a prendere. Per lavare, noi abbiamo sconsigliato la candeggina, ma solamente perché diventa bianca la spugna, non perché la rovina. Se volete usate anche quella, sì, io riuso l'acqua sporca. Ora perdonate, ma noi a casa in un secondo e mezzo, senza lasciare perucchi e senza lasciare aloni, non ce l'abbiamo un mocio, una pezza, uno straccio che lava sgrassa. La mattonella è pulita, lo sporco è tutto nella spugna. Se voi adesso volete fare una prova con il mocio, il Vileda, le microfibre, quelle che costano i soldini, pieno di sugo, terra e capelli, senza risciacquare, andiamo su un parquet, allora attacca di nuovo. Io faccio questo, ma non perché noi siamo abituati a lavare un laminato, un parquet, con lo straccio, con la pezza sporca, attenzione, ci mancherebbe altro. Io l'ho voluto fare solamente per dimostrarvi che assorbe 10 volte in più. Concludo, questo è l'unico lavapavimenti al mondo che voi non siete obbligati al secchio, allo strizzatore, io vendo anche i secchi. C'è sta pure il coso delle pannocchie, ci sta, però andremo a vedere cos'è che... ci sta pure delizie di Palermo, le cose palermitane, siciliane, ma non lo so ragazzi, sto ancora vedendo alla ricerca di cose che ci può essere da qua, da che potremo andare a mangiare, un po' essere a mangiare. Tutta roba fritta siciliana che mi ispira parecchio. Come sono questi arancini? Allora, ragù e pia, dammi uno ragù e piselli. Adesso? Sì, mettimo da portar via. Sì. No, sì. 4 e dammene... Taccio il fisso 10 con un cassetto. Quindi raga, ci siamo presi con 5 euro, c'era tipo il menù con 5 euro, c'è stava l'arancino quello con ragù e piselli, e in più mi ha regalato con 5 euro un paio di frittatine, quelle piccoline che andremo a vedere. Poi voglio vedere un'altra cosa che ho fatto, un'altra cosa di dolce. Quindi siamo rimasti con 5 euro di budget ancora, chissà cosa potremo prendere. Quindi ragazzi, vi faccio vedere, abbiamo anche altra roba, che qua ci stanno quelli che sparano, quelli che sparano. Ragazzi, scrivete nei commenti se voi siete bravi a sparare a questi che la fine così si gli ha fatto a fare tutti i centro. E qua invece vediamo, questa anche un'altra botta di roba, qua ci sta. Thank you.
notte più o meno ci saranno i fuochi d'artificio che vi farò vedere. E quindi raga, mo vi faccio vedere cosa ho preso con ancora soli 5 euro, cioè un arancino e un paio di fritturine, diciamo. Avrei potuto prendere anche un panino, tipo un panino con porchetta, hamburger, però sicuramente non mannava il panino, una cosa così, quello era una cosa un po' più diversa rispetto al solito panino, e quindi ho optato per questa opzione da quello che fa cose tradizionali siciliane. Quindi c'è proprio l'arancino o arancina, non lo so ragazzi, scrivetelo poi nei commenti se siete più tipo arancino o arancina. E quindi mo andiamo innanzitutto nel dubbio, lo andiamo ad assaggiare come realmente. E quindi ragazzi, potete vedere sta pallotta così d'arancino, e beh, diciamo è bella sostanziosa, diciamo, è bella sostanziosa, però andiamo ad assaggiare vediamo com'è. È caldo, possiamo dire che almeno è caldo. Aspetta. Allora, mo vi faccio vedere da dentro. Diciamo così, dovrebbe essere ragù e piselli. Come ragù, quantità di ragù pesa dentro. Vediamo un po' scarsa, eh. Poteva andare meglio. Però magari. Un po' scarsino. Vedete, sta proprio al centro sto coso mini, intorno è tutto riso normale. Diciamo, poteva essere un po' più sostanzioso, però diciamo come riso va bene, diciamo come arancino in generale, in sé per sé, diciamo gli diamo un voto, gli diamo un 6, dai, un 6 la sufficienza, perché evidentemente dai, con ragù ci poteva andare un po' di più, poteva essere un po' più generosi, eh. Sempre con i 5 euro dell'arancino, diciamo, insieme all'arancino c'era questa frittata, questa polpettina di melanzana e questa cosa di polenta fritta, che a Bari le fanno, si chiamano sgagliozze a Bari, non so in Sicilia come le chiamano, se c'è qualche siciliano lo scrivesse nei commenti qua sotto, però andiamo a vedere questa polpetta di melanzana com'è. Non è proprio calda, però ci sta una polpetta di melanzana, quella è. Noi ci chiamo sta sgagliozza, io chiamo sgagliozza perché a Bari si chiamano sgagliozze, sarebbe polenta fritta, diciamo. Non è proprio morbidissima, diciamo. Si vede che è un po' durina, non è proprio al massimo, diciamo, però è un po' durina, dai, diciamo, dobbiamo dirlo, è durina. Diamo 5, vediamo a questa 5, dai, perché non è il massimo della freschezza, diciamo, però vabbè. Se mangiamo stesso, mangiamo, raga. Ma ragazzi, ho trovato sta cosa che è fantastica, tutti i frozen yogurt con tutti i gusti, raga, guardate, tanta roba. Ma raga, io sono più tentato per questi, per i bubble raga, mi sa tanto che io mi pio con sto caldo il bubble granita, raga, mi sa tanto che vado per il bubble granita, raga. Niente, mo vi faccio vedere com'è sta cosa. Quindi ragazzi, come ho detto, ora andiamo a vedere cos'altro ho potuto prendere sia di dolce che da bere. E ovviamente ho visto, c'è stata quella cosa della bubble granita, e quindi ragazzi è andata la bubble granita, quindi ho unito sia il dolce sia il bere insieme,
quindi con, diciamo, con 3 euro, come avete visto poco fa, con 3 euro mi sono fatto la bubble granita, che devo dire, raga, questa è pronta per congelarmi il cervello. Quindi ho scelto sciroppo, c'era pure la scelta, parecchia scelta c'è stava effettivamente, devo dire, tra sciroppo al melone e palline di anguria. Andiamo a vedere com'è. Buona raga, proprio dissetante parecchio, e se congela pure il cervello, se congela pure il cervello se bevi troppo velocemente. Vabbè ragazzi, io continuo a bere sta bubble granita, che devo dire e 3 euro ragazzi sono più che meritati, devo dire, effettivamente c'è sta proprio ragazzi, c'è sta proprio. Noi invece ragazzi ci vediamo al prossimo video, che ancora non so quale sarà, ma sicuramente ci sarà un prossimo video, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Shokari. Thank you.